Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it. Allora, le comunicazioni sono due. La prima riguarda Panni, che avrà una risonanza di controllo fra 10 giorni, e da quella risonanza cominceremo ad avere idee chiare e più precise. Chiaramente in questi 10 giorni out. La seconda comunicazione riguarda Radori, avrà un'ecografia giovedì prossimo e una risonanza praticamente fra 2 settimane, e anche qui chiaramente gli esami e le verifiche ci diranno con più precisione modalità e tempi. È una partita in cui dobbiamo cancellare e dimenticare le assenze, dobbiamo spendere tutte le energie su chi è presente, per chi è presente aprire le porte di un'opportunità, quindi dobbiamo trasferire queste situazioni in opportunità, opportunità individuali, ma soprattutto opportunità di squadra. Torino ha delle criticità di assenze, ha giocato a Udine senza i 2 centri titolari, ha giocato con dei quintetti molto particolari, intendo dire Jackson da 5 partendo subito da 5, avendo recuperato De Vico nel 4, ma poi durante la partita ha giocato anche con Tafly e De Vico nel 4 nel 5, nel 5 nel 4, a vostra scelta, e per cui è necessario prendere atto di questa di questo schieramento inusuale per quanto riguarda la nostra difesa. Una grandissima attenzione sul rientro difensivo e sulla tenuta dell'uno contro uno, perché 5 giocatori perimetrali, io metto dentro anche Jackson in questo, sicuramente imporranno grande responsabilità individuale di uno contro uno, perché con 5 giocatori perimetrali gli spazi sono ampi e quindi le possibilità di uno contro uno aumentano di conseguenza. Necessario avere una presenza nel piano partita con disciplina, e sottolineo con disciplina, per essere consapevoli cosa desideriamo concedere e cosa invece desideriamo concedere o rischiamo di concedere, perché oppure cosa veramente veramente invece vogliamo togliere come priorità. Offensivamente è chiaro che anche, dobbiamo leggere i loro schieramenti, consapevoli delle nostre punte di forza, e andare a cercare di prendere dei vantaggi dove per tecnica e per taglia probabilmente potremmo averne. Torino ha dimostrato, malgrado le assenze, con quintetti strani, 7 giorni fa, 6 giorni fa che siano, non 7 settimane fa, di andare a vincere in trasferta a Udine. Questo significa, in pratica, senza se e senza ma, della forza di Torino, della qualità della squadra e della forza che secondo me è assolutamente una conferma per tutta la stagione che fino ad oggi ha giocato. Prego. Manca Panni nella... No, scusami, Cucci. Cucci avrà... sarà della partita, avrà un tempo gestito, perché la sua assenza è comunque un'assenza che riguarda, che praticamente oggi, perché noi abbiamo giocato sabato a Piacenza,
cade nella seconda settimana, ha fatto un allenamento ieri e quindi sarà necessario avere attenzione nella sua gestione perché per evitare di avere un ulteriore, scusate se abuso di questo termine, ma il termine problema veramente mi è indigesto, per evitare di avere un'ulteriore criticità, e qui l'abuso, vediamo di avere una gestione intelligente. Quando dico opportunità, è un'opportunità che si estende a tutti, ma anche al sottoscritto, per capire e comprendere nuovi equilibri nella gestione, intendo, nella gestione. Io ti chiedevo, so che non è il momento, magari neanche la sede, però da qui alle prossime tre settimane, se... che è il momento per tutti gli altri delle grandi manovre arrivare ai playoff così o state pensando non è che non è corretto il momento nella sede non è corretto la domanda a chi sì. No, pensare ovviamente cioè i pensieri ovviamente vengono, guarda, ti rispondo con un sorriso e mi fermo qua. No, allora, la risposta seria è, non sono io l'interlocutore, voglio dire, ognuno ha un ruolo, ognuno ha un ruolo all'interno di una struttura e ognuno ha anche il senso morale di stare in modo corretto dentro la struttura. Cioè, alla tua domanda ci sono mille potenziali risposte. Se fossi una persona scorretta, utilizzerei i media per richiedere. Sarebbe pessimo. Se ti dicessi che non merito una riflessione, non sarei onesto. Nei tempi in cui cerchiamo di capire veramente diciamo almeno una delle due situazioni e poi dopo ci sarà un momento senza voglio dire senza dare nessun tipo di significato a qualsiasi tipo di risposta. Altrimenti ci prenderemo in carico questa situazione. Però la risposta ufficiale, tra virgolette, scusa, al di là di tutto è, non è il tempo, non è la sede e non sono neanche io a maggior ragione in quanto singola persona a volere e a poter dare una risposta. La risposta deve essere una risposta deve essere data da un ente, un'entità, una somma di persone, perché sono riflessioni, verifiche, scelte in una direzione o in un'altra che vanno prese di squadra. Come siamo messi? Vai! Ne faccio due, guarda. Due. Allora, una dal punto di vista tecnico, ti chiedo una, se la sfida con Torino si può inquadrare con gli esterni di Torino, cioè Torino andrà molto sugli esterni, sul gioco veloce, e magari voi cercherete di maggiormente sotto canestro, magari parlare di taglia, parlare di possibilità magari di andare un po' più sotto lì, visto che comunque i lunghi a loro sono qua.
E la seconda domanda era relativamente al discorso Thornton Basta. Fondamentalmente quando parli di opportunità immagino che i primi, tra virgolette, vale anche per gli altri, ma i primi vale probabilmente per loro, il discorso che facevi, di opportunità di poter dimostrare di giocare a livello anche individuale, oltre che di squadra. Allora, alla prima domanda ti sei già dato una risposta nell'analisi. Per la seconda vale per tutti, per alcuni di più e per alcuni, diciamo, in una modalità stabile. Sicuramente per loro, se non altro perché avranno un tempo a disposizione più certo, l'opportunità è evidente. Ecco, su Vasl non dimentichiamoci che per tutto quello che è stato è ancora, cioè ancora è il suo status, diciamo, di condizione è ancora in essere. Quindi no, sta diciamo da un punto di vista clinico bene, il periodo e anche poi il problema, cioè la somma del periodo di stop e il problema gli ha tolto il potenziamento, voglio dire, no? Il potenziamento quindi, e la condizione. Quindi oggi sta lavorando con cautela sul ritrovare un minimo di forza e condizione. Quindi si lavora in due direzioni e non è che non siamo ad agosto. Ecco, non siamo ad agosto, siamo ad aprile, nel frattempo si gioca e quindi nel monitorare anche che l'eccesso non produca una ricaduta. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.